Legge elettorale al Senato. L'obiettivo è chiudere in fretta. Oggi l'avvio dell'esame in commissione, lunedì l'approdo in aula e forse già entro il 26 ottobre il voto finale. La fiducia sui tre principali articoli è più di un'ipotesi, non tanto per scongiurare i voti segreti, che a Palazzo Madama sono previsti solo in materia di minoranze linguistiche, quanto per aggirare lo scoglio degli emendamenti e approvare il testo così come è arrivato dalla Camera. Un nuovo ricorso alla fiducia provocherebbe nuove polemiche da parte di MDP e 5 Stelle. I parlamentari del Movimento protestano al Senato con un flash mob contro la non calendarizzazione in aula della legge contro i vitalizi e contro la legge elettorale, ma oltre alla battaglia parlamentare si guarda al Presidente della Repubblica. Credo che debba fare una riflessione sulla costituzionalità del Rosatellum perché, ripeto, il voto dato ad una mucchiata vale 1,35, il voto dato al Movimento 5 Stelle vale meno di 1 e questo è incostituzionale per quanto mi riguarda. Ma il patto a quattro tra PD, Forza Italia, Lega e centristi sembra solido e da Palazzo Madama filtrano solo umori positivi sull'esito finale.